La proroga dello stato di emergenza da luglio a ottobre non significa che ci sarà un nuovo lockdown. È un concetto giuridico, uno strumento che il governo ha a disposizione per poter continuare ad operare insieme alle task force sanitarie, ai nuclei speciali della protezione civile su tutto il territorio nazionale, al comitato tecnico scientifico. Ed è uno strumento che consentirà di intervenire più tempestivamente ed efficacemente se e soltanto se fosse necessario per l'aumento del numero di contagi. È irresponsabile chi vuol far credere il contrario e accusa il governo di voler avere pieni poteri. È ancor più irresponsabile chi nega i dati dell'emergenza sanitaria che si è verificata nel nostro paese e che è tuttora in corso negli altri paesi d'Europa e del mondo. Questo governo non intende negare le libertà personali, anzi, intende lavorare per riaffermarle, garantendo la sicurezza, la salute e la vita dei cittadini italiani.